City Report. E voilà, cari amici, siamo insieme a Hermes, nuova puntata di City Report. Dove siamo oggi, Hermes? Siamo in via Castiglioni. Dov'è via Castiglioni? Guardate questa bella costruzione che ci troviamo dietro. La vedete? Cosa vi ricorda? Sì, siamo vicino alla Bocconi. Esatto. Ma perché siamo venuti qui? Sono passati 2 anni dalla nostra precedente visita. Andiamo a vedere cosa troviamo. Seguiteci. Sì, in effetti diciamo che non è il luogo più pulito d'Italia questo qui, eh? No, il problema è qua dentro, che hanno sfondato una recinzione più avanti e qua se ne combina di ogni, qua dentro, in questo spiazzo qua, non so cos'era una volta. Allora, qui siamo vicino praticamente al Pane Quotidiano, siamo dietro la Bocconi e niente, cioè la situazione è questa, ti ho detto già nel 2021 eravamo venuti a vederla, non è migliorata per nulla purtroppo, nonostante a fianco ci sia questa mega costruzione, come vedete, con dentro le piscine, la clubhouse insomma. Beh, continuiamo, dai, andiamo a vedere qua, oltre i vari disastri, cosa ci abbiamo di interessante. Ce l'è di legna, si potrebbe benissimo rifornire qualche negoziante, qualche commerciante che fa le pizze. No, ma questi qua mi sa che sono gli alberi caduti ancora con l'alluvione di luglio, mi sa, non li hanno mai portati via. Mm. Sì, in effetti il verde non è molto curato. E questa segnalazione ve la facciamo perché sono passati circa 3 anni. Guardate qui, pacchetti di sigarette, cioè pezzi di asfalto, una roba veramente vergognosa. La recinzione c'è, ma in molti punti, come potrete vedere, è mancante. Questi City Report Flash per ricordare ai nostri amici quanto ancora siamo disastrati al giorno d'oggi. Sì, in effetti, se si va dentro di qui, guardate cosa vediamo. Ma tanto, secondo voi riusciremo a entrare qui? Sicuramente, dai. Siamo entrati in posti molto più ostili. Erbe, alza un po' la voce che ti si sente basso, che ci sono le macchine. Ok, andiamo qua. Sì, sì, ma guarda. C'è il primo ingresso. Aspetta un secondo, guarda qua, guardate quanto è lungo. Cioè, comunque la faccia della raccolta differenziata quando tu vedi sta roba qui, eh. Veramente una porcheria ai massimi livelli. Qua c'è il primo ingresso che hanno anche cercato di mettere in sicurezza come hanno potuto. La messa in sicurezza qui. Questa è una messa in sicurezza di quelle serie, guarda qua che roba. Aspetta. Non c'è nessuno qua. Ma cioè l'hanno fatta veramente con un pezzo, addirittura neanche una catena, cioè. E dentro vi diamo un'anticipazione di quello che si può trovare. Guardate. Vabbè, non troppo perché poi andiamo a vedere di persona. E qui siamo proprio all'angolo con Via Bocconi. A parte i graffiti, ragazzi, che quelli ce li abbiamo sempre. Ormai è diventata una casistica incredibile, ma anche gli alberi vedo che qua devono aver subito parecchio la stagione. Eh? Sì, sì. Vabbè. Tanto prima o poi ci saranno le riqualificazioni, ci sono le Olimpiadi. O no? E faranno le Olimpiadi? Ma qui? Il primo carrello dell'anno che abbiamo qua. Ma io dico, ma serviva mettere quello scotch da quella parte se poi qui siamo conciati a sta maniera? Completamente sfondato. Vai, entriamo, dai, vediamo un attimino com'è. Come sempre per i City Report Flash non mi preparo l'attrezzatura e c'ho i piedini con le scarpettine eleganti. Oh, il primo carrello dell'anno. Il famoso carrello del degrado. Noi vi ricordiamo che negli anni ci state seguendo, da circa 6 o 7 anni vi continuiamo a dire che i carrelli sono la sintomatologia che c'è qualcosa che non funziona, perché vengono usati per spostare cose, per cucinarci addirittura. Come griglia vengono usati, certo. Sì, sì. Shane? Sì. Shane. Ok, abbiamo trovato anche Shane. Poi vediamo
tovaglioli, schifezze varie. Ma io non sono tanto convinto che sto posto non ci venga più nessuno, qua ci sono vestiti, valigie, qua si campeggia qua. Ma quello che cos'è, uno striscione? O è qualche residuo? Aspetta, non mi impallare però, stammi di qua. Che oggi con le City Report Flash usiamo sempre le nostre attrezzature mobili. Quello mi sembra un giubbotto però. Sì, giubbotto, c'è la valigia lì dietro. Scarpe da calcio, là nella buca. Le scarpe da calcio. Fammi vedere. Di qualche bambino. No, queste potrebbe essere anche di qualcuno. Sì, di qualche bambino o di qualcuno che va al centro sportivo qua a fianco, c'è il riqualificato centro sportivo della Bocconi. La grande domanda in questi posti qui è sempre questa, guardate dove siamo, a fianco c'è il Parco Ravizza, facciamo una panoramica per farvi vedere un attimo tutto quanto, perché schifezze, madonna mia, è pieno e anche la puzza non è male. Sì, si sente odore di qualcosa che brucia, ma io in compenso, guarda, dobbiamo saltare la staccionata qui, aspettate che saltiamo la staccionata, è qua, c'è tutto un campionario. Ma qua è roba che hanno preso a asciugare, vedi che roba pulita. Aspetta, che eh sì, hai ragione. Qua l'hanno presa per asciugare sta roba. In effetti... roba da uomo, nonostante qualche colore strano, vabbè, e poi tutta la varia porcheria e immondizia che si è stabilizzata ormai fa parte del terreno. Calzini, giusto, devi fare il cambio stagione, deve essere completo, mica non puoi avere i calzini. Rallenta un attimo perché devo riprendere, se no siamo totalmente... Ah, anche qui, guarda qua. Sì, in effetti sembra roba pulita stesa ad asciugare. Ricordiamo che qua a fianco c'è Pane Quotidiano, che non c'entra nulla con questa situazione. Ribadiamolo che il dramma non è la povertà. Il dramma è l'inciviltà e c'è in tutte le categorie sociali con qualunque stipendio. Diciamo che ci sono persone che quando sopravvivono ai margini in questa maniera, avendo poche possibilità di fare altro, si adattano a questa vita da campagna. Questo è un albero. Cos'è sto robo qua? Ah, c'è un contenitore del sapone qua, guarda. Sapone spero, no? Cos'è? No, disinfettante mani. Ah, qua è l'angolo bagno, sì. Mi sa che questo è l'angolo bagno perché vedo anche un po' di carta igienica in giro sparsa. Vediamo di non schiacciare niente. Attenzione che hanno le spine, che dove... Hanno le spine? Vorrei ricordare che poi oltretutto qua non è che stiamo parlando di un posto in periferia, tutt'altro. Guardiamo qua, un'altra montagna, sì, facciamo un pezzo alla volta. Boh. Qua seguiamo il perimetrale, siamo sempre dentro, questi sono i palazzi dove vivono le persone, che vivono di fronte a queste nuove costruzioni che vedete qua sulla sinistra, ricordiamo il centro sportivo della Bocconi, più in qua troviamo Pane Quotidiano, e qui che troviamo? Altri vestiti. Ah sì? Sì. Altre schifezze, vestiti, scarpe fashion anche vedo, Ma questi sacchi sono pieni di vestiti puliti. Altre scarpe di qua. Insomma, sembra che stiamo facendo la mostra del mercato, ma invece purtroppo è angoli di vita vissuta.
Secondo, andiamo piano piano, che se no ci ribaltiamo qui, perché il terreno è abbastanza sconnesso da tutte le varie porcherie. Guardate, scarpe modello All Star, tipo All Star. Quante ce n'è? Si vede che va di moda qua l'All Star, eh? Ah, queste non sono mica tipo All Star, anche queste, sì. No, sono un altro tipo. Te le immaginavi, Hermes, così tanta schifezza? No, assolutamente. Anche perché passando da fuori qualcosa si vede, ma non così tanto. Andiamo a vedere, qui c'è anche una borsetta finta Gucci, vedo. Scarpa, ah no, è una scarpa, sì. Vabbè, e qui cosa c'è? Qua si cucina, tu lì, qua. L'angolo cucina, sì, eh? L'angolo cucina. Oddio, sì, guarda, sì. Ferri da stiro, un bollitore, un borsone. Che... Adesso passiamo di là e vediamo se c'è qualcosa, il deodorante. Adesso passiamo di lì perché ragazzi qua è un po' schifoso andare in giro, eh? Però purtroppo qualcuno lo deve fare, lo facciamo io e Hermes con City Report in questo caso. Eh sì. Oh, ma comunque questi angoli qui sono veramente i peggiori, quelli perimetrali, eh. Di solito le schifezze più grandi stavano in mezzo. Invece stavolta tutto sul perimetrale. Aspettate che in mezzo ai cespugli vedo qualcuno. Aspetta, è qua pieno di roba qua dentro. Ma c'è anche un piatto simile argento. Sì, sì, beh. E cosa c'è di buono dentro questo zaino? Se provo la cerniera. Aspetta. Ma è lo zaino della Champions League? Esatto, voglio capire che cazzo. È anche uno zaino che costa questo qui, eh? Vabbè, altri vestiti, dai. Eh no, questo è carico di roba. Questo mi sa che l'hanno grattata a qualcuno, sì, guarda. Carica batterie, power bank, un altro power bank. Una decina di power bank, guarda qua. Sì, sì. Rimmel, continua a scrosciare un attimo, vediamo cos'altro c'è. Senza quanti, sì, robe di... No, di ribalta tutto. Bene la borsa che non vediamo... Ah, qua, guarda quanti, tutti i power bank sono questi. Qualcuno che si è trovato una valigia in meno, molto probabilmente. Sicuramente, sì. Qualche tifoso? Frank Diamond, qualche tifoso è rimasto senza la borsa dell'Europa in Champions League. Facciamo vedere perché... Aspetta che ti raggiungo. Cioè, incredibile qua, ragazzi. Cioè. E beh, d'altronde, questi luoghi abbandonati, come vi diciamo sempre, diventano... un ricettacolo non solo di povera gente, ma anche di persone incivili e a volte persone che vivono alla giornata che fanno questi furtarelli. Furtarelli, ormai microcriminalità, diciamo, però viene considerata così, però dà molto fastidio. E non dà un bel biglietto di visita della nostra città. Vedo anche lì uno zaino. Andiamo a dare un'occhiata. Un altro zaino. Io sono dall'idea che qui rubano e poi lanciano la roba di qua. Sì. Pieno. Fai vedere se sei davanti, non vedo. Qua cosa ci abbiamo? Un'agenda? Sì, agenda. Ah, ma c'è anche il nome di chi c'è, magari. Fai girala un po', sì, mettila un po' dritta. No, beh, non si capisce. Copertina? Sì. E questa, scusami. Questo è il tablet. Ma c'è proprio il tablet? Certo che c'è il tablet. Immagino che non funzioni più, se no non era qua. Meno ancora. C'è anche il proprietario qua. Aspetta. Signor Bruce Campbell, quindi... Ok, faremo segnalazione, ci sono anche delle carte attaccate. Gli occhiali del signore. Sì. Sono vestiti. Ma quello cos'è, scusa, un passaporto, quel tesserino rosa lì? Questo qua. O ci sono dentro le carte di credito e qualcosa? No, c'è dentro. Aspetta, no. Apri, tieni, sì. Aperto. No, non ha scritto niente qua. Ok. Tutta la roba del signore c'è qua. Quindi questo qui è diventato, sì, il parco della refurtiva, abbiamo capito. Sì. Ed eccoci in proseguo.
Oggi veramente questo parco lo soprannomineremo Parco Refurtiva, vista la quantità di oggetti che sono stati trovati. E vabbè, quando mi dicono no, l'accoglienza dei turisti eccetera, ecco qua ci avete dei bei segnali su quello che accade. Attento alle spine. Comincia a diventare buio, quindi quella che è una City Report Flash la facciamo rimanere City Report Flash, e quindi vi salutiamo quasi all'uscita. Mi raccomando, se vi capita qualche volta che qualcuno vi alleggerisce, oltre che in metropolitana, sapete che potete venire anche qua, perché anche qui purtroppo i furti non sono da meno. Comunque un gran peccato, devo essere sincero, veramente un gran peccato. Boh, continuiamo, guardate le recinzioni sfondate. Abbiamo avuto un problema con la batteria, purtroppo non durano più come una volta, l'abbiamo già usata per fare un'altra cosa. Questa è il perimetrale che passa a fianco al parco Ravizza, che vedete qua, appunto, che arriva sulla circonvallazione di Milano, la famosa circonvallazione delle regioni, viene chiamata così perché ha il nome appunto delle regioni. Questa è Toscana, poi c'è Umbria, ma neanche qui che è. Sì, che tra l'altro mi sembra che, guarda gli alberi, qui abbia subito parecchio anche la situazione delle piogge eccetera, certo. Guarda qui, è possibile che nessuno è passato a segare un pezzo d'albero qua? Sì, qua penso che sia ancora l'alluvione quella di quest'estate. Sì. Allora tiene. Diceva qualcuno, it's incredible. E quindi raccontami, dove sei, raccontami i nostri amici, tu qua non ci sei mai passato? No, era la prima volta, sì, ci passavo in macchina, ma non avevo mai visto questa situazione qua. Sì. Mi chiedono, ma come mai tu ermi questi posti, come mai li frequentate? No, non li frequentiamo. Certo, no, sono le segnalazioni, sono cose che... Questa è sempre la recensione, sì. Qua tiene. Guarda là in fondo, guarda cosa c'è lì in fondo. Sì. Tu è tranquillo. Sì, sì. Madonna santa. Ma secondo te è possibile che sono passati 3 anni e nessuno ha pulito, nessuno ha messo in sicurezza bene? Questi sono ancora i fuochi di Capodanno. Sì, sì, sono rimasti qua. Poi, guarda anche qua. Quella cosa è una bombola di qualche roba, quella lì. Mi sa proprio di sì. Sì. Sì, da questa parte non l'abbiamo fatta perché più o meno quello che vedete è tutto così, Questo è qualcuno che ha scaricato. Sì, roba di cantiere qua, sì. Se vuoi ti puoi avvicinare e ficchi dentro l'angolino qui. Non mettere il dito sulla camera, sennò il gimbal salta. Ah, no, c'è un'altra apertura, allora facciamo. Andiamo a fare, dare un'occhiata, dai. Ci passi? Ok. Oh, attenzione che viene giù, Oh, se ci passo io. Vabbè, certo. Se ci passo io ci passano tutti. Questo è l'altro ingresso. Esatto. Perché ce ne sono tre. Uno frontale è, diciamo che è un po' sì, difficoltoso. Il laterale qui ci passo io, quello dietro ci passi addirittura con un motorino. E qui che troviamo, va, sediamo un po' di schifetto anche qui. Passeggino, anche questi passeggini sono utilizzati per trasportare gli oggetti più che i bambini, li usano come fossero dei carrelli un po' più comodi. Lì ci sono delle sedie, sembra quasi di essere in una discarica, però però siamo da tutt'altra parte. Sì, sì. Chissà come saranno contenti con il grafico, guarda qua, piatti, carte. Questo dovrebbe essere un cavo elettrico. Sì. C'è da aver fiducia anche a camminare qui.
se hanno toccato qualcosa dici veramente che ti viene accorto. Guardala in fondo, va. Questo è l'angolo con la circonvallazione, quella più famosa, no? Andiamo là in fondo a vedere. Vediamo questo angolino qui. Perché qua viene visto già da fuori che si buttavano delle robe, cammina piano per queste carte. Guarda per terra, tanto tutte le cime. Però, guarda là che roba. Aspetta che mi avvicino, eh. Sì, sì, vai, vai fino a lì, non dentro. Ecco, ho visto anche i topi, sì. Guarda qua. C'è di tutto. Ah, là c'è l'altro ingresso, l'hai visto? Sì? Sì. Ma quello è più scomodo. Più, sì, ti fai anche male entrare di là, sì. Sai, ormai sono un signore quasi sulla cinquantina. Ecco qua, lì c'è un altro. A parte che lì ti spiego come, sì. Ti devo spiegare come entrano lì. Entrano, seguono il muretto e scendono da qua. Scendono di qua e buttano di tutto. Qua ci sono i pandori di Natale, ogni tipo di porcheria. Questa è anche roba da mangiare, quindi vuol dire che come avevamo beccato qualcuno che vendeva cibo recuperato dagli enti di beneficenza, esatto. Come Pane Quotidiano. Esatto. Qui c'è qualcuno che spreca la roba. Sì. E questo è un altro segno di ignoranza e di inciviltà, perché se non ti serve lasciala per qualcun altro. Sicuramente. Sembrano palle per giocare a bowling, guarda. Ah, invece sì, qualche frutto strano, sì. Guarda che scarpe sono, boh. Vabbè. Si capisce. Sì, ormai è un footlooker qua. È un footlooker sciancato. Se vuoi fai una ripresa anche di qua, che così vedono in che angolo siamo, okay, della strada. Qui fra l'altro ci sono anche i cartelloni pubblicitari, uno è qui a destra, te lo riprendo, sì, adesso, sì. L'altro è qui, vai piano, scendi e fai vedere, questa è la strada, è Viale Toscana. Esatto. Avvicinati verso la strada, così riprendi la strada. Invece volevo porvi a conoscenza della presenza di spine, si vedono? Come no, sì sì. Non fanno tanto bene, state attenti, buche, spine, non entrateci a giocare, perché potreste anche trovare qualche brutto elemento, soprattutto quando fa più buio, ma soprattutto ci sono cose che potrebbero farvi del male. Stoppiamo qui, usciamo. Ok. Degrado City, Bocconi. Giusto perché così abbiamo le musiche originali. Ok, avviamoci all'uscita. Tra l'altro qui vedete che c'è anche una fontanella, l'ultima che è rimasta, gli hanno levato l'acqua perché l'acqua non c'è. No dai, ci hanno messo un laccio, un laccetto per evitare che la gente entrasse di qui, peccato che entro io. Cioè qui non entra forse un ippopotamo, anzi no, l'ippopotamo spinge e tira giù il cuccio. Guardate, cioè, adesso non è che sto comodissimo, ma vieni Hermes, senti qui. Eccoci qua. Questa è proprio tutta live, l'abbiamo fatta, eh. Ecco la nostra bella fontanella qua. Con qualcuno che ama i mandarini. Okay. E cari amici, anche oggi dalla fontanella della Bocconi, Parco Ravizza, chiudiamo. Com'è stata Hermes la visita alla discarica rifurtiva? È stata impegnativa, piena di sorprese, non mi aspettavo di trovare tutta quella roba lì. E speriamo che qualcuno provveda anche per queste cose qui. Ci vediamo la prossima volta, Tullio e Hermes, City Report, alla prossima! City Report!